Ciao a tutti ragazzi e bentornati sul canale della Gang del Tubo, qui il professor Enzo che vi parla per un nuovo appuntamento con il gioco di carte collezionabili dei Pokémon online. Per la sfida di oggi il deck che vi propongo ha il tipo oscurità e in particolare ha un nome che non mi rispecchia per niente, ossia l'Enzo Maligno. In realtà avevo un altro deck buio che si chiamava Dark Enzo, ma è per lo più costruito su evoluzioni, quindi è il deck che uso per le sfide giornaliere che riguardano le evoluzioni, che me le fanno fare in maniera più o meno veloce. L'Enzo Maligno invece conta diversi ex e in particolare conta una sottospecie di strategia basata su Tyranitar e Mega Tyranitar, oppure su altre piccolezze che adesso vedrete nella partita. Sto parlando troppo, andiamo in partita. Allora, ci capita subito in mano Tyranitar Rex e la possibilità di far danno all'avversario senza essere senza aver attaccato. Comunque vedrete, spero, qual è la forza di Mega Tyranitar, il quale attacca in funzione dei danni che sono sull'avversario. In particolare ogni segnalino danno, quindi ogni 10 danni, sono la bellezza di 60 danni in più. Che è tantissimo, non si sono regolati quando hanno scritto gli effetti della carta. Inoltre c'è il tratto antico doppio teta, credo, il quale gli permette di portare contemporaneamente due oggetti. Ora con Ariados prova a infastidirci, ma sicuramente noi al prossimo turno glielo togliamo di mezzo. Lui ci piazza Trevenant X. Vediamo un attimo come giocarla. Allora, ci possiamo liberare di Fungus, come dicevo, e poi coinvolgere Ariados. Probabilmente farò così. Lui può spostare tre segnalini danno dei nemici, quindi non lo giochiamo ancora, perché per il momento Tyranitar è abbastanza tranquillo lì. In realtà potremmo farla una cosa, che ci eviterebbe il veleno, però allo stesso tempo, non so. Dai, ci proviamo. Mega Tyranitar Rex? Non c'è Mega Tyranitar Rex nel deck. È ovvio, come Mega Altaria non c'è Mega Tyranitar. E pazienza, a questo punto ci giochiamo il martello. Allora, ragioniamo un attimo. Però dai, io la gioco così. E sto quasi pensando di spostare questi segnali di danno. Mi dispiace che perdiamo Tyranitar. Poi, siccome non usiamo a questo punto Elisio, a quanto abbiamo capito, potremmo però usare lo scambio ed evitare di perdere Tyranitar. Questa sì, la possiamo fare. E poi usiamo Shana sperando che ci esca qualcosa di buono, tipo un Vitor Solelmo, qualcosa così. Ok, ci esco l'Anemone, cerca sfide che pure può essere buono per riprenderci Shana. Ci esce Purloin. E no, però nient'altro che possa servirci in questo momento. Così però non lo ritirerò mai il premio che volevo. E poi tra l'altro abbiamo anche un'altra buona mossa che potremmo fare. Anzi, la facciamo subito. Mettendo Lippard, io, finendo i tonici tra parentesi, io posso usare il borsetto che mi permette di ammortizzare ben 60 danni, non poco. Non pochi soprattutto. Ci riprendiamo Shana dalla pila degli scarti, la giochiamo subito e vediamo cosa ci esce stavolta. Speriamo qualcosa di buono. Ecco, i Veltal, per esempio, è un'altra delle mosse che utilizzo per appunto per assegnare energie. E andiamoci. Col Fortunelmo spero di pescare qualcosa di buono. Ok, prendiamo solo 50 danni. No, 60, giusto, la furia lotta, me l'ero dimenticato. Se gli faccio 40 danni, poi lo lascio a 170. Purtroppo Tyranitar non ce la fa ancora, io però ne approfitto per curarlo. Non so se ho scartato delle energie, purtroppo no, quindi i Veltal non ci serve a nulla. E no, allora facciamo così. Togliamo il più che possiamo. E al prossimo mettiamo i Veltal, il quale può anche assegnare energie. E abbiamo ancora, siamo ancora 1-1. Ok, ci fa pescare due carte che ci fanno piacere. Palloncino esplosivo non so se può servire. No, per ora non serve. Però più per dopo.
Con ali del fato prendo una cartella già buia dalla pila degli scarti e la assegno. In questo momento, ovviamente, mi conviene assegnarla a Darkrai. Pensiamo, se ritiriamo... In questo momento è shottabile Trevenant dal nostro Tyranitar, potrei pensare di farlo. Qui invece di ho... Non ci fa ritirare. Ok. È arrivato il momento di mettere Tyranitar. L'unico che potrebbe farci darci fastidio probabilmente è Ariados. Andiamo di distruggere, vediamo. Due premi per noi e quindi andiamo a tre come lui. Ok, entra in campo proprio Ariados, che non può attaccare, ci può soltanto dar fastidio con quell'abilità che avete visto, che avvelena ogni volta. Carte al fosso, questa non me l'aspettavo, mi ha dato un po' col tonico, fa entrare in campo un altro Ariados. E io direi adesso di coinvolgere il Darkrai. Così se ti viene in mente di attaccarmi mi fai anche pescare. E no, nient'altro. Scuro lancia, così danneggiamo anche l'area adesso in panchina. Prendiamoci un altro premio, speriamo. Per la vittoria. Andiamo per la vittoria adesso. Camelia. Non ci serve a molto. Avrei sperato di prendere Mega Tyranitar Rex, ma è probabile che accadrà come con l'altaria, cioè che rimane come ultima carta. E l'avversario capisce che non ha più speranze e abbandona la partita. Vediamo la ruota cosa ci offre. Ovviamente è un premio già vinto, ma oggi ho giocato parecchio, quindi come vedete la ruota è quasi piena. Bene, io direi che sulle immagini di un Enzo maligno e vincente... Maligno. È tutto. Ci vediamo alla prossima, ragazzi. Bella!